Parlano di fraternità, di amicizia e di pace, presepi esposti nelle sale del Bramante in Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, dove da 41 anni si rinnova l'appuntamento con la mostra 100 presepi, visitabile tutti i giorni fino all'8 gennaio 2017. Papa Francesco lo ha più volte sottolineato, il presepe è un invito a fare posto a Dio che non viene con arroganza a imporre la sua presenza, ma ci offre il suo amore onnipotente attraverso la fragile figura di un bimbo. Ed è quella luce meravigliosa che Gesù irradia a stimolare la creatività e la fantasia di tanti artisti, ma anche degli alunni di diverse scuole. Sono 150 i presepi esposti, provenienti da 13 regioni italiane e da 40 paesi stranieri. Si tratta di opere che richiamano le più grandi tradizioni, come quella napoletana, quella della cartapesta pugliese e delle ceramiche siciliane, ma anche espressioni di terre sofferenti, come l'Iraq, dove Gesù nasce tra le macerie dei bombardamenti. Una mostra, secondo Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia della Vita, che declina l'amore universale di Dio attraverso i colori del mondo. Il Natale, se lo guardiamo dalla parte nostra, è una vera cattiveria, perché due giovani, stanchi di un lungo viaggio, lei incinta di 9 mesi, gli sbattiamo la porta in faccia, come spesso accade ancora oggi in tante parti del mondo. Visto dalla parte di Dio, il Natale è un amore incredibile, è quella misericordia che Papa Francesco ha voluto ricordarci. Come dire, noi arriva Dio e gli sbattiamo la porta in faccia. Lui, pur di restare con noi, si accontenta di una grotta, di una stalla. E questo è il messaggio del Natale. È un amore così grande che, nonostante le nostre durezze, resta perché il cuore non sia di ghiaccio, ma si riscaldi. Sono innumerevoli i materiali usati dagli artisti, dai più tradizionali come la terracotta e l'argilla a materiali più particolari utilizzati in alcune aree del mondo come la fibra di abaca, detta anche la canapa di Manila. Ci sono poi presepi in tagua o avorio vegetale, ovvero realizzati con i semi di palma dei boschi tropicali del Pacifico. Non mancano i materiali di riciclo che richiamano la Laudato Si di Papa Francesco, tra questi la plastica ma anche la carta, i ventagli, la pasta. Un artista ha usato 25 kg di spaghetti, penne e maccheroni per realizzare la Natività. E Gesù nasce, certamente, in mezzo alle bellezze del mondo, ma anche nei luoghi più dimenticati. Nasce, ad esempio, nel carcere dalle porte aperte. Villa Maraini, realtà da 40 anni al fianco di tossicodipendenti, malati e dimenticati, ha offerto alla mostra un presepe che ritrae le celle di una prigione. Celle che raccontano la rabbia di chi le abita, la voglia di essere amati, ma anche il grido del perdono. Gesù è lì che viene, a toccare i cuori di chi ha sbagliato e di chi si è pentito. Ma i 100 presepi guardano anche l'attualità, in particolare ad Amatrice, scossa dal terremoto del 24 agosto. Nel corso della presentazione della mostra è stata ribadita la vicinanza e il sostegno alle popolazioni colpite. È singolare che questa mostra, che ricorda Amatrice, ci riporta appunto lì dove il presepe è nato, e quindi tornare a San Francesco, che ha inventato il primo presepe, mi pare un gesto molto bello, e cioè che quel presepe parla ancora, però va vissuto come l'ha vissuto Francesco d'Assisi. In questo senso è un grande messaggio che rivoluziona la durezza e le chiusure di oggi per quell'amore che cambia, trasforma e rende la vita di tutti più bella.